Basilicata is one of the smallest regions in Italy. Yet here in Matera, one of the provincial capitals, are the oldest known dwellings in the country, I Sassi. Some of these cave-like homes built into the cliffs are well over 3,000 years old. I was invited here to Basilicata by my friends Peppe and Lucia, who've just moved down here from Rome. Peppe's had a bit of trouble getting through to me on the phone, as he didn't have my office phone number. Pronto, chi parla? Buongiorno, sono Peppe, chiamo da Rio Nero. C'è Anna per caso? No, Anna non c'è, io sono il fratello. Lei è uscita molto presto questa mattina per andare in ufficio. Se vuole le do il suo numero. Sì, grazie, molto gentile. Un attimo. Il prefisso di Roma ce l'ha? Sì, sì, 06, vero? Esatto. Il numero è 3348 interno 432. Allora ha detto 3348 interno 432. Grazie, buongiorno. Buongiorno, prego. Ah, l'interno occupato? Sì, preferisco rimanere in linea. Sta suonando. Pronto, chi parla? Ciao Anna, sono Peppe, come stai? Ah, ciao Peppe. Ma, insomma, non c'è male, tu? Io sto benissimo, e anche Lucia. Sai, abbiamo trovato un bellissimo appartamento in Basilicata e lo abbiamo comprato. Che bello! Non conosco la Basilicata, non ci sono mai stata. Allora perché non vieni a trovarci? C'è posto nell'appartamento. Mi dispiace, ma non posso, ho troppo lavoro. Ma dai, lavori troppo, perché non vieni a trovarci per un paio di giorni? Sì, è vero, il lavoro mi fa male. Allora vieni. Volentieri. Ma subito non posso. Ma quando vieni allora? Noi siamo comunque sempre qui. Posso venire verso il 20 aprile. Il 20 aprile? Ma certo, ti veniamo a prendere alla stazione di Rio Nero. D'accordo, ci vediamo il 20 sera allora. Ok, a presto, ciao. Ciao Pepe. Peppe e Lucia in Basilicata. Allora perché non vieni a trovarci? C'è posto nell'appartamento. Mi dispiace, ma non posso. Allora perché non vieni a trovarci? C'è posto nell'appartamento. Mi dispiace, ma non posso. Basilicata is a region of contrasts. Hilltop towns, green valleys and snow-capped mountains. When I arrived, Lucia showed me my room. Allora, Anna, questa è la tua camera. Ah, simpatica. Posso usare i cassetti? Certo, puoi sistemare qui la tua roba. C'è la televisione. E come si accende? È semplice, c'è il telecomando. Ah, ecco, ecco il telecomando. Bene. Che bella camera luminosa. Ah, sono contenta. Senti, noi ceniamo alle 9 stasera. Ti va bene? Va benissimo, grazie. D'accordo, ci vediamo dopo. A più tardi, ciao. Vieni, Anna, ti faccio vedere il resto della casa. Sì, è molto utile se domani non ci siete. Certo, questo è il piano di cottura con 4 fornelli. E come funzionano i fornelli? Molto semplice, guarda. Basta girare e schiacciare. Ah, ecco. Questa invece è la lavastoviglie. Così puoi aprire l'acqua. E il frigorifero? Da questa parte, vieni. Ecco. Se hai bisogno di qualcosa, serviti pure. Grazie. Ma la lavatrice non c'è in cucina? No, la lavatrice è nel bagno di servizio. Adesso, Anna, io preparo un buon caffè. Peppe intanto ti fa vedere il bagno, bene? D'accordo, torno subito, ciao. Ecco, Anna, questo è il bagno. Qui hai il phon a parete con una presa di corrente che puoi usare sempre. Il lavabo, il tuo asciugamano. Grazie. Qui c'è la vasca da bagno con il miscelatore per l'acqua calda e fredda che puoi usare quando vuoi perché lo scaldabagno è sempre attaccato. Ah, bene, poi mi faccio una doccia. Ok, poi c'è il bidet e il water. The next morning at breakfast, we discussed where we would visit first.
Ciao. Buongiorno. Dormito bene? Sì, bene, grazie. Allora, cosa facciamo oggi? Perché non facciamo una gita? E dove? Peppe, sei tu l'esperto. Lucia mi ha detto che conosci tutta la Basilicata, ma che cosa c'è di bello da vedere? Tanto, basta scegliere. Ci sono i laghi di Monticchio, c'è Matera con i Sassi, ci sono i castelli di Federico. Io ho una proposta da fare. Oggi perché non facciamo un giro per la Basilicata? Domani poi andiamo in Puglia. In Puglia? Sì, ad Alberobello. Hai sentito nominare i trulli tu? Alberobello è famosa per i trulli. Perché non andiamo lì? Ma interessante. Non è una brutta idea. Passiamo una giornata in Puglia e oggi ti facciamo vedere la zona qui intorno. Beh, per me va bene. Ho sentito nominare il castello di Melfi, ma non ci sono mai stata. E allora cosa aspettiamo? Andiamo. Perfetto. Allora cosa facciamo oggi? Perché non facciamo una gita? Che cosa c'è di bello da vedere? Allora cosa facciamo oggi? Perché non facciamo una gita? Che cosa c'è di bello da vedere? Today we're having a short tour through the region. I laghi di Monticchio hanno origini remote. Dalla preistoria, diciamo, i tempi dei vulcani. I was particularly keen to see the lakes of Monticchio. Queste erano in pratica due bocche di vulcano che poi hanno dato origine a delle sorgenti. The pure spring water is bottled and sold throughout Italy. Peppe told us the lakes were originally two extinct volcano craters, which then filled with water. Yesterday was a fascinating day out. È stata una bella gita in Basilicata. Now we're off to Alberobello to see the unique conical houses known as i trulli. Molto particolari questi trulli, sì. E allora, cosa facciamo? Beh, guarda, i trulli noi li abbiamo già visti. C'è il mercato oggi. Perché non andiamo al mercato? Bene, allora, qui c'è la casa di Lenia. Tu puoi farti accompagnare da lei a guardare i trulli. Noi andiamo al mercato. D'accordo, a più tardi. Ciao. 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 This is a trullo, one of 2,000 here in Alberobello, the capital of the Trulli region. Some were built in the 1500s, and the idea of conical houses came from Greece, centuries before that. Because of its thick stone walls, the trullo is cool in the hot summers of southern Italy. These young people not only live in a trullo, but make model trulli to sell as souvenirs. Ho 16 anni e vado ancora a scuola e il pomeriggio mi dedico ai trulli. Sto facendo la riproduzione dei trulli. Ciao! Ciao, sono Elenia. Ti porto a visitare il trullo di mia nonna. Volentieri, grazie. Permesso? Permesso. Ciao nonna, una mia amica, Anna. Signora, buongiorno. Buongiorno. Che bello. Ti piace? Molto. Qui abbiamo la stanza da letto dove riposa mia nonna, dove dorme. Qui invece sulla mia sinistra abbiamo la cucina. Da notare due modi di cucinare, quello a gas e quello a legna. Adesso vediamo la camera da letto matrimoniale, con un letto molto antico di circa 100 anni. Qui il bagno si trova fuori, in quanto è un trullo autentico, adiacente al giardino. Mentre nell'altro il bagno è dentro? È dentro, sì. Va bene, saluto tua nonna. Sì. Signora, grazie tante. È un bellissimo posto. Arrivederla. Buongiorno. Buongiorno. I was interested in finding out how much it would cost to rent a trullo. Buongiorno. Buongiorno. Signora, mi può dire quanto costa affittare un trullo? Certo, un trullo da due posti letto costa 500.000 lire. Da quattro posti letto invece 800.000 lire. Alla settimana? Alla settimana. Ma nel prezzo è tutto compreso?
Certo, è tutto compreso. È compresa la biancheria, sono comprese le stoviglie, le parlo anche di pentole perché chiaramente il trullo è attrezzato di cucina, è compreso il riscaldamento, è compresa la luce, è compreso tutto quello di cui uno ha bisogno per il soggiorno. Bisogna pagare un anticipo? Certo, si dà un anticipo e poi alla fine del soggiorno si dà il saldo. E qual è la stagione migliore per venire qui? Beh, tutte le stagioni sono buone, perché d'inverno, per esempio, ci trova i trulli con la neve, che qua di solito nevica ed è molto bello. D'estate poi è favoloso. Grazie. Signora, mi può dire quanto costa affittare un trullo? Certo. Ma nel prezzo è tutto compreso? Certo. Signora, mi può dire quanto costa affittare un trullo? Certo. Ma nel prezzo è tutto compreso? Certo. Questo forse è più interessante, guarda. Sì, ma molto grande. Non ci entra. Meanwhile, Peppe and Lucia are picking up some bargains in the street market. Dico che questo va bene invece. Bello. Peppe is very interested in this oliera, a special handmade jug for pouring olive oil. C'è tutta una serie di... molto interessante. Chiedo il prezzo. Artigianato, eh? Sì. Chiedo il prezzo? Sì, sì. Scusi, quanto costa? 35. Si può avere uno sconto? Un piccolo sconticino si può fare. 25 scontato. 25? Sì. Me lo incanti, grazie. 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 Scusi, quanto viene una rosa? 3.000? Me la può incartare? Allora, com'è andata al mercato? L'avete girato? Molto. Abbiamo visto tante cose. Formaggi, verdure, abbigliamento. Tantissimi fiori. Peppe mi ha comprato addirittura una rosa, guarda. Bella. Sa che mi piacciono molto i fiori. Poi abbiamo comprato anche un'oliera. Perché ci piace molto l'insalata condita nel piatto. Io invece ho imparato tantissime cose sui trulli. Ah, poi la vostra amica ci ha invitato tutti stasera a una festa in campagna. Che pensi, Lucia? Ci andiamo anche noi? Veramente abbiamo tanti impegni per domani. Perché non ci vai tu, Anna, che non conosci quella zona? Domani ci dici se ti sei divertita. D'accordo. La festa took place at a large house in the country, where they're keeping alive the folk culture of Puglia. I talked to some of the guests about why they liked living in Puglia. Ti piace la Puglia? Sì, la Puglia mi piace molto. E conosci Alberobello? Sono nata ad Alberobello e amo molto il mio paese. Ti piace il vino? Sì, il vino mi piace molto, molto buono. Il vino pugliese è il migliore del meridione.